Abbiamo bucato. Mi dispiace. Mi dispiace. Va bene, adesso risolvo, dai. Ti do una mano. No, lascia stare, che non sono cose da donne queste. Andiamo in Svezia a ritirare il Nobel per i diritti umani? Senti, siamo in mezzo al niente. Ci potrebbero essere degli animali. Tipo che animali? Orsi. Sì, stanno proprio a aspettare noi. Se ti trovi davanti a un orso, mantieni la calma e parlaci. Comunque voi state lì. Ecco, se non ci fossimo persi saremmo lì. Adesso il prossimo è stasera, bisogna vedere se c'è posto, di fare la prenotazione, i biglietti. Andremo a fare un giro per Bergen. Allora, la passeggiata per Bergen era prevista al ritorno. E ti informo che a volte le cose vanno diversamente da come le programmate e non succede niente. Tipo che ti vuoi separare? Se avevo qualche dubbio me l'hai appena tolto. Perché non andiamo al villaggio dei vichinghi? Tommaso, basta, non ti ci mettere anche tu, eh? Why you do this? E parla italiano. Ma davvero voglio litigare? Perché ho zero. Andiamo, amore. E dove andate adesso? A fare un giro per Bergen. Why, papi, Smet? Non ce l'ha con te, non ce l'ha con la vita. Hai visto che buffi come sono storto questi palazzi? Come fanno a stare in piedi? Simile alla torre di Pisa. Questa è proprio la parte più antica della città. È incredibile come sta ancora in piedi. Ma sì. Ora là? Vuoi farti una foto sotto l'arcia? Guarda, guardiamo le foto. Somiglia un po' all'alce. Ti faccio una foto? No, grazie, già fatta. Io ho fame. Sembra vera, eh? Hai visto? È quella dei vichinghi. Sì. Com'è il tuo? Buono, buono. È una cosa buonissima qua. Davvero? Buonissima. Noi andiamo all'imbarco.